Lucera purtroppo, devo dire, non è un'oasi felice. C'è presenza di criminalità organizzata, ci sono famiglie e rivali che si scontrano, e quindi togliere un presidio come il nostro tribunale davvero favorirebbe l'esplodere di queste realtà che spesso covano sotto le ceneri. Per poi andare a finire in una realtà quale quella di Foggia, dove non ci sono strutture, i tempi della giustizia sono estremamente dilatati, non sanno assolutamente dove metterci. Da quando il tribunale di Lucera è finito nell'elenco di quelli da sopprimere, nella cittadina pugliese a due passi da Foggia non c'è un solo abitante che abbia gradito la decisione. Così i cittadini hanno restituito le schede elettorali per dire che non andranno più a votare, mentre i sindaci dei 20 comuni del distretto giudiziario di Lucera hanno consegnato al prefetto di Foggia la fascia tricolore. L'esigenza è quella di far sentire forte la voce della gente. La prima cosa è perdere il senso della giustizia sul territorio, cioè un tribunale è un punto di riferimento. Nessuno se l'aspettava che il tribunale di Lucera potesse essere tra quelli che devono chiudere i battenti, primo fra tutti il sindaco Pasquale Dotoli, già alle prese con i tagli alla sanità e la chiusura dell'ospedale. Il fatto che ci si senta veramente derubati di un qualcosa che aveva tutto il diritto di rimanere in vita, ovviamente ha unito tutte le forze politiche e sociali della città intorno a questa lotta che ovviamente con grande soddisfazione devo dire che ha interessato un po' tutti. Io mi auguro che insomma, anche con una visita ispettiva ci si venga a rendere conto di quella che è la situazione. È sceso in campo anche Don Mimmo Cornacchia, il vescovo della diocesi di Lucera, che durante la festa patronale ha fatto suonare le campane a morto. Che il vescovo si esponga in prima linea mi sembra più che doveroso, perché il vescovo è il pastore della comunità e pertanto io non potevo non essere espressione di questo disagio di una collettività, ma soprattutto di un intero territorio che vedeva privarsi di una struttura così emblematica, così prestigiosa dal punto di vista dell'amministrazione della giustizia, ma anche come un'opportunità per molti e molti cittadini di lavoro. Benedica la nostra città, preservi alcune decisioni che possano far precipitare ancor più la situazione sociale e politica della nostra città e del nostro circondario. Da giorni la luce è accesa fino a tarda notte nella sala riunioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucera. Sono 13.000 i processi istruiti ogni anno. Il tribunale funziona, è efficiente. Dover chiudere, cosa che noi ovviamente non ci auguriamo proprio, significherebbe comunque portare su Foggia tutti gli uffici giudiziari della provincia, quindi tanto il tribunale sede centrale di Lucera quanto anche le sezioni distaccate. Ma il Palazzo di Giustizia di Foggia è già al collasso. Per esempio la sezione lavoro, che è fortissimamente oberata di processi e quindi anche i fascicoli a loro volta non hanno più una loro allocazione logistica, sono purtroppo la cancelleria è costretta appunto a tenerli in condizioni che non sono quelle ordinarie. Siamo al terzo piano, questa è la sezione lavoro, ci sono fascicoli dappertutto, cartelle, faldoni e da qui gli impiegati, i cancellieri vengono a prelevare il materiale. Questo corridoio è stracolmo, il nostro itinerario è percorso da faldoni dappertutto, anche perché gli armadi non possono contenere un peso eccessivo.
Vittorio, per via della separazione e una casa intestata a sé alla moglie, si è visto pignorare dai suoceri che gli avevano dato una garanzia sull'acquisto dell'immobile il 50% dell'abitazione e vittima dei tempi lunghi della giustizia. Tutto questo è iniziato, immagino, se non ricordo male, a settembre 2003, insomma, comunque giù di lì. Ad oggi siamo ancora praticamente nella situazione di mancata risposta anche per quanto riguarda la parte giudiziale, nel senso che la prima udienza, la prima comparsa avverrà presumibilmente, se non ricordo male, aprile del 2013. Quello che non riesco a spiegarmi è come mai questa lungaggine, questo purtroppo, questa mancanza, fra virgolette. Perché io ho tutte le buone intenzioni a sanare la situazione. Ma poi io devo continuare a vivere, nel senso che comunque ho realizzato una vita diversa, ho le figlie da mandare a scuola. Diciamo che ormai abitando in provincia la competenza territoriale è effettivamente su Lucera, quindi io ritengo che probabilmente a Lucera avrei già trovato da tempo la soluzione ai miei problemi. Cancellare il tribunale di Lucera per volere della spending review, anche se la città si trova in un territorio da anni in balia di due clan in guerra tra loro, gli eredi di Matteo Ciavarella da un lato e gli uomini di Angelo Tarantino dall'altro. Centri come Cerignola, San Nicandro, Garganico sono sotto il controllo degli uomini delle cosche, criminalità organizzata che ha chiari collegamenti con la mafia foggiana. Domenico Seccia è procuratore capo a Lucera, minacciato più volte dai clan, racconta di 140 delitti di mafia garganica, boss spietati che ammazzavano e ammazzano. Non è possibile perdere un presidio di legalità territoriale per combattere questo fenomeno. E non è vero che combattendola da Foggia essa sia sufficiente e abbia le stesse qualità per fronteggiarla. Il territorio è talmente vasto, talmente esteso, talmente popolato ed infestato da questo male che a mio avviso più sono i presidi di legalità territoriale, più il cittadino si sente difeso ed è necessario per poter battere l'omertà, l'indifferenza e la soggezione a questo cancro che caratterizza queste zone. Ormai in maniera, credo, scientificamente dimostrata, oltre che dalle sentenze della Cassazione, la criminalità organizzata pugliese viene identificata come la quarta mafia. E il territorio del Gargano, in genere il territorio foggiano, è uno dei territori che presenta insediamenti criminali molto pericolosi. Di fronte ai parametri legislativi che ha indicato il governo, io sono un tecnico, non posso che rispettare le leggi, sotto il profilo della scelta della opportunità, quindi di una valutazione discrezionale, di salvare alcuni territori per la loro presenza mafiosa, a mio giudizio, se questo è un parametro discrezionale, poteva essere utilizzato anche per Foggia e quindi per Lucera.